Si chiama Malcolm Chandler, ha 48 anni di età e di nazionalità inglese, è un veterano dell'esercito e avrebbe schiaffeggiato il figlio di nome Ewan, di 19 anni. Poi gli avrebbe chiesto di fare la stessa identica cosa. All'inizio il giovane però ha detto no, però data l'insistenza del papà ha sferrato un colpo che lo ha lasciato direttamente steso per terra. Stavano giocando a chi sferrava lo schiaffo più potente, più forte, e il figlio, pensate, che ha fatto fuori il padre. Infatti, solo il 12 aprile 2019 è stata aperta un'inchiesta. Ad iniziare tutto sarebbe stato il papà. Il 19enne dopo l'avrebbe abbracciato e si sarebbe rifiutato di dare il ciuffone al padre. Però l'uomo ha insistito, il figlio ha risposto, ha fatto cadere per terra, privo di sensi, sul pavimento della casa di Birmingham. Poi ha provato a soccorrerlo, ad aiutarlo, ma Malcolm non ce l'ha fatta, non rispondeva a alcun stimolo. La madre, Catherine Morrison, ha fatto sapere che il gioco dello schiaffo era qualcosa che Ewa e il marito Malcolm facevano spesso insieme. Il marito era competitivo, non avrebbe mai lasciato vincere il figlio. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro da Leandro, narratore italiano.